padre, la casa mia, sono tornata a compagnia. E malinguo a nascettare l'invidia, gelosia, deve morire. Un po' di sale ti allontaniamo oggi. Allora, io questo mestiere lo svolgo da 25-26 anni. Come ho iniziato? Perché io lavoravo, poi ho perso il posto di lavoro, purtroppo sono fidanzato con una ragazza di qua, ero fidanzato, adesso sono sposato con una ragazza di qua. E praticando qua a San Gregorio Armeno mi è venuta questa cosa di fare prima il Babbo Natale. Poi un paio d'anni ho fatto il Pulcinella e 5-6 anni adesso ho inventato questo show. Perché se tu vedi i magazzini qua, ci stanno tutte le cose scaramantiche come lo show, la figura del Settecento che prima esisteva. Allora, guardando queste cose, ho portato un'altra volta lo show a Napoli. E di solito quando fermi le persone, quando ti fermano, quali sono gli scongiuri che no, fai? No, di solito io non è che fermo le persone, sono loro che mi vedono sui social oppure in TV e si fermano loro da me. Anche i turisti mi dicevi che ti fermano. Sì, sono loro che vengono da me e dicono che vogliono fare il rito scaramantico. Scaramantico è composto con il sale grosso che si tira addosso, che ti allontana il malocchio, ti allontana la sfiga e si fa show ciucciui, esce, vatti di malingua, nascetta l'invidia, gelosia, deve morire, ti va male sta signorina, deve cascare dal lettino, deve entrare e uscire dalla farmacia e deve avere tutto il giorno il medico attorno. Occhio, malocchio, insieme le finocchio, aglio, fravaglio, fattura canuquaglia, corne e bicorne, capalice e capararia, riaulilli, esce fuori assoluto sil, sarà la finestra, si apre il baccone, esce male, entra e bene, è stato inventato tempo fa e so io qualcosa vicino per allegrirlo un po' in più, okay. Perché la gente le piace, diciamo che sei vestito pure, diciamo, a tema. E il cornetto, se vuoi, deriva dal fallo. Tempi antichi il fallo portava fortuna e loro l'hanno fatto come cornetto, un simbolo di fortuna, l'hanno un po' trasformato al cornetto. Questo è il problema del cornetto. Poi ci sta le forbici che sono per le male lingue, tagliano le male lingue. Poi ci sta i numeri che ti danno. Quali sono questi numeri? Qua sono i numeri del Covid. 19 il Covid, 37 è la febbre e 20 l'anno sporco che abbiamo passato, per non dire un'altra cosa.